Super Sport 300 che arriva all'autodromo del Mugello, è il secondo round dell'Elf Chief 2019. Si parte con la pole position di Matteo Bertè, Yamaha Pro GP 206-620, a suo fianco Thomas Brianti, poi Emanuele Vocino. Si può immaginare una gara di gruppo facilmente, è nelle corde, nelle caratteristiche della Super Sport 300, in particolare su una pista così emozionante e guidata come quella dell'autodromo del Mugello, e così sarà. Anche se all'inizio abbiamo visto queste immagini, Vocino prova subito un allungo, prova a sorprendere tutti, insieme a lui lo spagnolo Marc Luna, e però non c'è niente da fare, è una fuga che durerà solo qualche curva, perché poi arriva un gruppo foltissimo di piloti, comprendenti Brianti, comprendenti leader della classifica Rovelli, Cipro con Grianti, ma ci prova ancora Vocino, che si ripropone più volte in prima posizione. Eccolo, eccolo qua, però non trova mai il momento per portare la stoccata difensiva. Qui sembra fare un cenno forse a qualcuno, ritorna davanti anche il poleman Matteo Bertè, e attenzione, perché questa è una situazione che vedremo più volte nel corso della gara, ovvero il fatto di passare al di fuori del limite della pista, addirittura sul prato, sul ritenino d'arrivo, molto molto pericoloso, e quella bandiera bianco-nera, un warning, l'ammonizione che poi può portare anche penalità da parte della direzione gara. Si va nel finale con Thomas Brianti che esce per primo dalla bucine, di solito non è consigliabile al Mugello in caso di volata, invece questa volta Thomas Brianti ce la fa, regala la vittoria alla Kawasaki Prodina Irkors, grande successo per lui con Bertè staccato di 71 millesimi, poi Vocino, Luna e Brianti a seguire.